interviene Roberta Cova, che è Adesso torno. coordinatore. Prego. Sì, interviene Roberta Cova, che è coordinatore distrettuale sviluppo attività di service, cioè GST, sempre per un altro intervento introduttivo e di presentazione del nostro Information Day. Prego, Roberta. Grazie e buongiorno al governatore, al segretario distrettuale, a tutti gli amici che sono oggi collegati. Ringrazio sia il governatore che il segretario distrettuale per aver organizzato questo importantissimo evento. Importantissimo perché in una sola mattina, in 2 ore, in poco più di 2 ore, i club hanno la possibilità di conoscere tutti i service che facciamo non solo a livello distrettuale, ma come abbiamo visto, come ha detto Stefania, a livello anche internazionale. Importante poi perché i coordinatori, oltre che parlare dei service, diranno anche chi è l'office di riferimento, che poi viene riportato anche sull'organigramma. E mi raccomando, quando fate un service, quando avete bisogno di informazioni sul service, fate sempre riferimento all'office di riferimento. E sembra una cosa banale, ma non è banale. Mi raccomando, ricordatevi questa cosa. Il service è importantissimo nella nostra associazione perché è l'essenza stessa della nostra associazione. Noi siamo Lion perché serviamo le nostre comunità, siamo entrati nei Lion per servire e dove c'è un bisogno c'è un Lion, ricordiamocelo sempre. A livello globale sono state individuate attualmente 8 aree di service, sono state implementate, perché fino a poco tempo fa erano 5, ora sono 8. E sono cancro infantile, diabete, assistenza nei disastri, ambienti, iniziative umanitarie, fame, vista e giovani. E sono aree che sono state individuate perché sono frutto di sondaggi a livello globale. Dobbiamo essere orgogliosi per avere queste, perché abbiamo queste aree a livello globale, però non è detto che i service debbano per forza, che i club debbano per forza individuare i propri service all'interno di queste aree, perché se vedono degli altri bisogni della comunità è giusto che comunque possano fare quello che vogliono e quindi è giusto che facciano anche service in altre aree. E i service però, ecco, mi raccomando, l'ha già detto anche Stefania, devono essere ben organizzati, quindi organizzateli bene, i service non devono essere imposti dal presidente del club, devono essere ragionati con tutti i soci. Cerchiamo di coinvolgere i soci anche nell'organizzazione e nella predisposizione dei nostri service. Quando facciamo un programma, facciamolo insieme agli altri soci, facciamolo insieme al presidente, insieme al tesoriere del club, perché il programma dei service deve essere fatto di pari passo con il bilancio di previsione, quindi guardate il bilancio di previsione, le entrate e le uscite, vedete se il club è in grado di fare determinati service. Come dicevo, mi raccomando, i service devono essere fatti e devono essere pensati da tutto il club. Non è oggi una giornata di formazione sul GST, abbiamo dei bravissimi formatori, quindi io sorvolerò un po' sull'organizzazione dei service, se non per dire che mi raccomando che siano ben strutturati, che ci sono dei piani di azione. Ecco, detto così, piano di azione sembra che sia chissà che cosa. In realtà è solo una scaletta, dovete fare una scaletta di tutto quello che dovete fare, di tutte le azioni che dovete fare, chi è responsabile delle azioni, quanto tempo avete per farlo e anche delle risorse sia umane sia di materiali delle quali avete bisogno, perché un service che è ben strutturato e è più impattante e fa felice il socio. Per fare service di maggior impatto, cerchiamo di collaborare con gli altri club. Non è necessario che noi lavoriamo da soli. Ci sono 82 club nel nostro distretto. Possiamo fare dei service di zona, è stata ripristinata la circoscrizione, facciamo anche service di circoscrizione. Quindi facciamo dei service che siano maggiormente impattanti, perché è bello fare i 100 euro alla parrocchia, i 100
euro alla famiglia che ha bisogno, però per essere più impattanti possono essere fatti appunto insieme ad altri club. E ha già parlato Stefania anche dei progetti della fondazione, sono un ottimo strumento anche i progetti della fondazione, perché la fondazione non ci chiede solo soldi tramite i grant e poi ce li restituisce. Quindi cerchiamo anche di organizzare insieme agli altri club dei progetti con la fondazione. Chiunque fosse interessato a fare progetti con la fondazione può contattare la coordinatrice distrettuale Francesca Ceresoli. Quest'anno poi verranno proposti anche delle campagne globali di service a tutti i club. E ne parleremo poi nei prossimi giorni, vi arriveranno tutte le informazioni nei prossimi giorni, ma cerchiamo di fare anche questi service perché se collaboreranno tutti i club, i service saranno maggiormente impattanti e daranno anche molta visibilità alla nostra associazione. I soci, anche quelli nuovi, anche quelli entrati, vanno sempre coinvolti nei service. Il socio non è entrato solo per pagare le quote, il socio è entrato nella nostra associazione per fare dei service, ricordiamocelo sempre, perché il socio che è felice, che coinvolgiamo, che fa un bel service, che vede che è un service di impatto, non esce dalla nostra associazione. Noi abbiamo un grandissimo, grandissimo problema di fuoriuscita di soci. Cerchiamo di interessarli, cerchiamo di trattenerli nella nostra associazione. In più, facendo dei service di impatto, ci rendiamo anche più attrattivi, quindi ci rendiamo più attrattivi e siamo in grado anche di attirare dei soci, delle persone che non sono Lion, che potranno entrare nella nostra associazione. Quindi i service, che cosa fanno? I service mirano al successo del club nella crescita associativa. È prevista anche dalla Mission 1.5. Cos'è la Mission 1.5? La sfida che Lions International ha lanciato a tutti i distretti perché vuole arrivare entro il 1° luglio 2027 a una crescita associativa tanto da arrivare a 1,5 milioni di soci. E il nostro distretto ha accettato tramite il nostro governatore la sfida, ma accettiamo tutti noi questa sfida. Cerchiamo tutti noi di portare a termine questo progetto, perché cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo più soci possiamo servire di più le nostre comunità. Se noi arriviamo a 1,5 milioni di soci possiamo allargare le possibilità di servizio future. Mi raccomando, per realizzare i service cerchiamo, è tanto che lo diciamo, ma cerchiamo veramente di farlo, di andare sempre in tasca ai soci. Non possiamo continuare a chiedere dei soldi ai soci. Ci sono tantissime possibilità. Abbiamo la possibilità di crowdfunding, fundraising, raccolte fondi, sponsorizzazioni, bandi regionali. Il nostro governatore quest'anno ce l'ha dimostrato, quest'estate, con 2 mari di solidarietà. Ora non dobbiamo per forza fare 350 km a piedi. Però, ecco, ci ha dimostrato che mettendosi in gioco in prima persona riusciamo a fare dei service meravigliosi senza chiedere i soldi ai soci. Cioè, è riuscito a recuperare 40.000 euro e derivano quasi tutti da Non Lion. Abbiamo una intera commissione di fundraising e facciamoli lavorare. Sono lì apposta, facciamoli lavorare e chiediamogli informazioni. Per ultima ho tenuto la comunicazione, ma per ultima, come si dice, non per importanza, perché la comunicazione è importantissima. Noi facciamo dei service meravigliosi. Io mi incanto a vedere i service che fanno i nostri club, sono bravissimi. Fra l'altro, è scaduto ieri il termine per inviarmi i progetti di Lions, i progetti per il premio internazionale al servizio. E vi dico, me ne sono arrivati 7 e sono tutti bellissimi perché facciamo dei service meravigliosi, però non li comunichiamo. Abbiamo questo problema, non li comunichiamo. Ma se noi li comunichiamo, come dicevo prima, possiamo attrare nuovi soci. E rendiamo anche i soci più felici, perché il service che viene comunicato rende anche il socio molto più felice. Nella comunicazione si ricomprende anche la rendicontazione su My Lion. Mi raccomando, rendicontate su My Lion. L'anno scorso è stato fatto un grosso lavoro a livello di multidistretto e sono aumentati.
E sono aumentate, Silenziate rappelle, per favore. e la rendicontazione. Allora, dicevo che l'anno scorso la rendicontazione ha avuto dei numeri decisamente superiori in tutto il multidistretto. Per il nostro distretto non possiamo che ringraziare Clara Caroli che ha fatto un lavoro eccezionale, però continuiamo perché possiamo sempre fare meglio, quindi continuiamo, rendicontiamo, i club che ancora non rendicontano, mi raccomando, lo facciano, chi già rendiconta può affinare l'opera di rendicontazione perché ci sono ancora tante cose un pochino da raffinare. Quindi possiamo comunque sempre migliorare. Vi do un'ultima informazione su My Lion. Avevamo detto che sarebbe partito il portale Lion che ricomprenderà MySCI, My Lion e Insight, che doveva partire a settembre. In realtà non partirà prima di gennaio, poi può essere che venga prorogato anche successivamente. Noi siamo comunque tutti a completa disposizione, tutto il GST a completa disposizione. C'è un componente per ogni provincia. Sono tutti bravissime ed estremamente motivati, quindi mi raccomando, per qualsiasi necessità fate riferimento a loro, a me, a chi volete, noi siamo tutti a vostra disposizione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti una buona mattinata e buoni lavori. Grazie Roberta per il tuo intervento e approfitto e mi aggancio a quello che hai appena detto e parlo ai segretari dei club che sono collegati. In effetti la piattaforma, nuova piattaforma per rendicontare entrerà, pare, in vigore o verrà predisposta dalla sede centrale in gennaio dell'anno prossimo, però come vi ho già detto, vi esorto comunque a rendicontare i service e tutte le attività di club nella piattaforma attualmente disponibile che è My Lions. Un'altra cosa, prima di iniziare le vere e proprie le relazioni di questa mattinata Information Day, mi sento di dover ringraziare di cuore il pastor governatore Piero Augusto Nasuelli, che è colui che ha predisposto la piattaforma per questo collegamento via webinar e che ci permette di realizzare l'evento.